La permanenza in Serie B del Pescara è un obiettivo ineludibile per dare futuro alla società. Una eventuale retrocessione potrebbe avere conseguenze gravissime sotto il profilo economico per il club. Plusvalenza e diritti televisivi sono stati cruciali in questi anni di gestione Sebastiani, ma sono entrate di natura economico-finanziaria che la terza serie non consente. Una tale lettura rende ancora più cruciali gli ultimi 270 minuti di stagione regolare e sicuramente l'anno più difficile della Delfino Pescara e della presidenza targata Daniele Sebastiani, al di là delle due retrocessioni dalla Serie A, dimensione evidentemente ancora troppo alta per il Delfino, le annate al di sotto delle aspettative sono state sempre quelle dopo le retrocessioni. Nel 2013-2014 con la staffetta a Marino Cosmi, il Pescara crolla all'inizio del girone di ritorno, si complica la strada per i playoff e con Cosmi in panchina limita i danni e si salva in netto anticipo. Nel 2017-2018 Pillon riaccende una squadra fiaccata dopo il cambio Zeman-Epifani e centra la salvezza l'ultima giornata, ma senza mai essere entrato in zona play-out, che invece il Pescara ora occupa da due giornate. Quello che preoccupa di più è che la squadra, nonostante i due cambi in panchina, da Zauri alle Grottaglie, da Le Grottaglie a Sottil, ha visto col passare del tempo peggiorare il suo trend. Nel girone di ritorno il Pescara è terzultimo con 16 punti, ha vinto appena 4 partite, due delle quali con le prime due panchine di Le Grottaglie. Poi solo altre due vittorie nelle restanti 13 partite e nessun segnale di inversione di tendenza. Ed è questo ciò che preoccupa di più. Sempre guardando i numeri, il Pescara ha avuto una continuità desolante nel prendere gol, 27 in 16 partite del girone di ritorno ed erano 25 allo stesso punto del girone d'andata, ma ha smesso di fare gol, erano 26 le reti fatte dopo 16 giornate all'andata, sono solo 18 in 16 giornate del ritorno. Le 5 sorprendenti reti di Zappa hanno in parte compensato l'addio di Machin, ma Galano ha segnato molto meno nella seconda parte della stagione, così come i centravanti, Pucciarelli, Bocic, per non parlare del flop Bojinov, i quali hanno fatto troppo poco in fase realizzativa. Se si è arrivati a questo, la colpa è un po' di tutti, delle scelte della società, ma anche di molti calciatori che hanno reso al di sotto delle attese. Gli allenatori Zauri e Le Grottaglie le loro eventuali responsabilità le hanno già pagate. Non resta che sperare che questo Pescara, in queste condizioni, sappia scoprirsi compatto e granitico e sappia andare contro il momento, trovare nel proprio animo la voglia di lottare, superare gli ostacoli ed evitare alla piazza una clamorosa onta. Facile a dirsi, più difficile da dimostrare sul campo. A Trapani non si può fallire, altrimenti si spalancherebbero le porte dei play-out e con Cosenza e lo stesso Trapani che provano una incredibile rimonta dalla zona retrocessione diretta. Sottil dovrà fare a meno di Galano e Castanos, oltre che dei lungodegenti. Clemenza, colpito duro col Frosinone, proverà a stringere i denti per far parte del 3-4-2-1 nel quale Drudi contende una maglia del grosso nel trio di difesa, mentre Busellato agirà al fianco di Memushai. Il Trapani, per sperare ancora, ha un solo risultato, la vittoria, e entro domani presenterà ricorso al collegio di garanzia del CONI per riavere i due punti tolti dalla giustizia sportiva. Tra gli ex ci sarà Fornasier, in forte dubbio Pettinari, assente lo squalificato Koulibaly. Il Pescara proverà ad aggrapparsi ai pochi precedenti. Al provinciale non solo è arrivata l'ultima promozione in Serie A, ma i biancazzurri non hanno mai perso. Due le vittorie nelle stagioni 14-15 e 15-16 e due i pareggi, il 2-2 con doppio vantaggio del 2013 e quello valso la Serie A. In queste difficoltà ci si aggrappa anche a cabala e ricordi.